Maratea Web Radio, musica inedita e autoprodotta. Che piacere, davvero che piacere questa mattina incontrare Enrico Panzuti Bisanti, che è un nostro concittadino ma che oggi vive, ecco, al nord. Enrico, bentornato a casa. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Senti, innanzitutto io ti chiedo di presentarti al nostro pubblico per farci sapere chi è Enrico Panzuti Bisanti dal punto di vista imprenditoriale. Sì, buongiorno a tutti, io sono Enrico Panzuti Bisanti, sono nato a Maratea, in particolare nella frazione di Brefaro, e vivo da 53 anni in Lombardia, nella provincia di Lecco. E ho creato, partendo dal consulente, poi facendo un'azienda di informatica. Mi occupo di soluzioni informatiche per le piccole e medie aziende. Senti Enrico, facciamo un passo indietro per favore, prima di parlare dell'azienda. Ecco, quando sei partito da Maratea? Io sono partito nel 1970, 53 anni fa appunto, da Maratea. Siamo andati in questo piccolo paese in Lombardia. Allora, come ti raccontavo prima, c'erano pochissimi nostri connazionali lì in Lombardia. Ho fatto le superiori, ho fatto ragioneria a Erba, un paese di vicino dove abitiamo, e da lì siamo partiti. È stato abbastanza difficile, partendo da niente, perché noi eravamo di origine umile, piccola campagna di Brefro, vivevamo di quello, insomma. Certo, certo. Senti, una volta poi arrivato lì, cosa succede? Ma succede che noi fortunatamente siamo tre fratelli e abbiamo avuto l'occasione di giocare a calcio, e oltre a studiare, i miei fratelli già lavoravano perché sono più grandi di me, e questo ci ha aiutato molto, perché lo sport socializza, ti dà modo di socializzare con le persone, eccetera, e abbiamo conosciuto tanti ragazzi come noi, e quindi abbiamo fatto subito amicizie, e questo ci ha aiutato molto nell'inserimento anche nella società, perché poi alla fine è vero che siamo sempre in Italia, ma sono due usi e costumi totalmente diversi, quindi bisogna adeguarsi, e noi ci siamo adeguati, credo, molto bene. Senti, mi dicevi che hai fatto anche l'amministratore su? Io sì, ho fatto l'amministratore per 7 anni, sono stato consigliere comunale, sono stato anche candidato sindaco, ho perso le elezioni, ma comunque già essere candidato è stato un successo, perché ripeto, non ero nato lì, e comunque questo vuol dire che mi hanno voluto come candidato, ed è stata una soddisfazione, perché chiaramente è la mia seconda, il mio secondo paese, anche se sono legato a dove sono nato. Certamente. E poi nasce questa azienda, e allora raccontami un poco cosa fate. Ma noi ci occupiamo, ripeto, di soluzioni software, sviluppiamo software. Io ho fatto il programmatore in gioventù e adesso chiaramente gestisco l'azienda, siamo quasi 40 persone e su tre sedi, la principale in provincia di Como, poi abbiamo una sede a Brescia e una a Diano Marina in Liguria. Ci occupiamo appunto di costruire software per gestire le aziende, piccole e medie aziende italiane. Abbiamo clienti un po' in tutta Italia, abbiamo clienti in Sicilia, in Campania, in Lazio, e poi il principale in Lombardia, chiaramente. Molto bene. Senti, oggi c'è tua figlia che porta avanti l'azienda. Sì, noi abbiamo festeggiato 30 anni settimana scorsa, abbiamo fatto una bella festa, 30 anni di attività, che non sono pochi, perché tre decenni sono tanti, e già da qualche anno mia figlia lavora insieme a me, sta seguendo l'azienda e sarà quello che darà continuità all'azienda, perché già oggi alcune cose chiaramente le ho demandate a lei e cerco di essere più distante possibile, perché il passaggio generazionale non è sempre facile. Immagino. Senti, per chiudere questo piccolo ma bello incontro, ci rivedremo magari, che ne so, nel mese di agosto qui a Maratea. Certo, noi siamo sempre rimasti, sia io che i miei fratelli, molto legati alle nostre origini, quindi veniamo, non spesso perché lavoriamo, ma insomma in agosto specialmente siamo quasi sempre qua, e poi qualche volta anche come adesso passaggio infrannuale, quindi sicuramente in agosto saremo qua, viene anche mia figlia con i bambini, quindi noi ci ricordiamo sempre le origini. Io dico sempre, per sapere dove devi andare devi sapere da dove nasci. È vero, è molto vero. E allora, per chiudere, intanto Enrico, io ti ringrazio davvero tantissimo per questo bellissimo incontro,
e soprattutto in bocca al lupo per la tua vita, per la tua famiglia, per la tua azienda. E posso chiudere così, ecco, un cittadino di Maratea che andando al nord ce la fa. Sì, ce l'abbiamo fatta. Molto bene, grazie ancora Enrico. Grazie a te Francesco, buona giornata a tutti.